per voi, maritozzi con la panna, perfetti per le vostre colazioni. Sono ottimi con la, appunto, farciti con la panna, ma se non vi piace potete anche farcirli con marmellata o con Nutella. Seguite il video per scoprire il procedimento che ho realizzato con il Messier Cuisine Connect, ma vi ricordo come sempre che potete anche realizzarlo la stessa maniera con il Messier Cuisine Plus. E seguite per scoprire anche tutti gli ingredienti che sono necessari. Per preparare i maritozzi con la panna abbiamo bisogno di 250 g di latte, preferibilmente intero, di mezzo panetto di lievito di birra, di 500 g di farina Manitoba, 2 uova intere, 100 g di zucchero, un pizzico di sale, 80 g di burro morbido e qualche goccia di aroma arancia e limone. La prima cosa da fare è versare nel boccale soli 100 g di latte e il lievito per impostare poi 1 minuto 37 gradi a velocità 3. Quindi andiamo con la funzione pesatura e dai nostri 250 pesiamo soltanto 100. Andiamo con calma. Perfetto, 100 grammi di latte a cui andiamo ad aggiungere il lievito, lo sbricioliamo leggermente con le mani, poi chiudiamo il coperchio e mettiamo le impostazioni, per cui andiamo con 1 minuto. Velocità 3, 37 gradi, andiamo via. Adesso, aiutandomi con un cucchiaio, andrò a mettere i 100 grammi di farina. Utilizzerò sempre la funzione pesatura e quindi con un cucchiaio vado a mettere 100 grammi della farina Manitoba di 500 che avevamo pesato precedentemente. Abbiamo così messo la farina e andiamo ad impostare per 1 minuto la funzione automatica impastare. Quindi impastare, sportiamo da 45 ad 1 minuto. E diamo il via, stiamo facendo una sorta di lievitino che poi andrà tenuto a riposare nel boccale per circa 30 minuti. Guardiamo il nostro lievitino, eccolo, lo lascio riposare per mezz'ora, dopodiché andrò ad aggiungere tutto il resto degli ingredienti. Ci vediamo tra mezz'ora circa. La mezz'ora è trascorsa, andiamo a verificare il nostro lievitino. Guardate come si è gonfiato. Adesso andiamo a mettere gli altri ingredienti, tranne il burro, e impostiamo 30 secondi la funzione impastare. Quindi mettiamo le uova, poi mettiamo i restanti 150 di latte. I 100 grammi di zucchero. I 400 di farina, pizzico di sale, gli aromi, quindi qualche goccia limone e qualche goccia arancia. E andiamo ad impostare, come dicevo prima, a 30 secondi la funzione automatica impastare. Impastare. Abbassiamo da 45 a 30 e diamo il via.
Adesso andiamo a togliere il tappo perché da qui andremo ad inserire il burro ed impostiamo la funzione automatica impastare per 2 minuti. Diamo il via e mano a mano che il tempo scorre e che la macchina impasta, dal foro andiamo ad inserire il burro morbido. Adesso andiamo a vedere com'è risultato il nostro impasto. Ecco l'impasto, vedete, è morbido, anche leggermente appiccicoso, quindi ci aiuteremo con della farina per tirarlo fuori dal boccale e metterlo all'interno di una ciotola di lievitazione per lasciarlo lievitare al raddoppio o comunque per un minimo di 2 ore. Il mio impasto è pronto, mi raccomando, cospargete bene di farina la vostra ciotola perché l'impasto, ripeto, è abbastanza appiccicoso, quindi è importante che la ciotola sia ben infarinata. Adesso lo metto a lievitare, lo dicevo prima, circa 2 ore, ci vediamo dopo per la formazione dei panetti. Ecco il nostro impasto trascorso il tempo di lievitazione. Vedete, lievitato moltissimo. Adesso lo metto su un piano da lavoro e vado a formare delle palline di circa 80 grammi ciascuna, che andrò poi ad allungare e a disporre su una placca da forno. Quindi mettiamo prima l'impasto sul piano da lavoro. Adesso formiamo le palline, come vi dicevo, di circa 80 grammi l'una. Mettiamo sulla placca da forno e poi le andiamo a dare una forma più allungata. Adesso procediamo a dare la classica forma un po' ovale del maritozzo, quindi allunghiamo un pochino l'impasto in questa maniera con le mani. Tutti i panetti. Dopodiché lasciamo tutta la teglia in lievitazione per un'altra ora, ora e mezza circa, prima di procedere alla cottura in forno a 170 gradi per 20 minuti. E nel frattempo andiamo anche a montare la panna, quando diciamo sta terminando l'ora di lievitazione, andiamo a montare la panna perché poi andremo a farcire con la panna i nostri maritozzi. Ci vediamo dopo. I nostri maritozzi sono lievitati in maniera abbastanza abbondante, quindi li vado a spennellare con un tuorlo d'uovo e stato allungato con poco latte. Vado a spennellarli tutti e li metto in cottura a 170 gradi per 20 minuti in forno statico. E ci vediamo una volta terminata la cottura, vi faccio vedere come aprirli e come poi decorarli, farcirli con la panna. Mentre i nostri maritozzi lievitano, vado a preparare la panna da montare. Per realizzare la nostra panna montata abbiamo bisogno di 500 ml di panna liquida fresca, e ben fredda da frigo, che verseremo nel nostro boccale. Possibilmente anche il boccale dovrebbe essere abbastanza freddo, quindi non usatelo subito dopo averlo lavato magari con acqua calda, ma deve essere ben fresco. Dopodiché abbiamo bisogno solo dell'accessorio mixer, quindi la farfalla da inserire all'interno del boccale. Chiudiamo il nostro tappo ed impostiamo 5 minuti a velocità 4. E diamo il via. Togliamo anche il tappo del misurino in modo che la panna possa montare più agevolmente. Vi consiglio sempre di tenere d'occhio il buco del tappo in modo da vedere se la panna, diciamo, monta troppo e si trasforma in burro, quindi monitoratela costantemente.
La nostra panna è pronta, vi faccio vedere il risultato. Ecco qui, guardate, ed è pronta per l'utilizzo. La panna è montata e con questa andremo a farcire i nostri maritozzi una volta che saranno pronti dal forno. Ecco sfornati i nostri maritozzi, adesso aspettiamo che si raffreddino, dopodiché li andiamo a tagliare e farcire con la nostra panna, aiutandoci con una sac à poche. Ci vediamo tra poco, dopo che si sono freddati. Ecco, i maritozzi si sono freddati, adesso li vado a tagliare dalla parte lunga, li incido con il coltello in questa maniera e poi li farcisco con la panna messa nella sac à poche. Vedete, qui ho già preparato tutto quanto. Allora prendo la sac à poche. Apro leggermente il maritozzo e do farcisco con la panna. Come ultimo tocco do una spolverata di zucchero a velo. E sono pronti i nostri maritozzi, perfetti da gustare. Se volete potete anche congelarli una volta cotti e tagliati e poi farcirli con la panna dopo averli scongelati. Spero che la ricetta vi sia piaciuta, se vi è piaciuta vi invito a mettere un like a questo video e vi invito a seguirmi sul canale In Cucina con Messier e iscrivervi per restare aggiornati su tutte le mie ricette. Vi invito ad iscrivervi al gruppo Facebook Messier Cuisine Connect Plus Italia per scambiare ricette e idee con altri utenti e vi invito a seguirmi sul sito www.messierricette.it e buoni maritozzi per tutti!